Nel secondo trimestre è facilissimo diventare magicamente anemici e a me ovviamente è successo. Questo perché il nanetto o la nanetta in questione si succhia tutto il ferro che voi assumete nei vostri pasti quotidiani. Potete ricorrere a diverse opzioni. Una sono sicuramente gli integratori ferrosi, che però non sono facilmente digeribili, per cui potete in alternativa tentare, come ho fatto io, di patteggiare con il vostro dottore per una dieta molto più equilibrata e molto più ricca di elementi ferrosi. I flapjack sono una ricetta inglese, non sono altro che delle barrette di cereali e frutta secca. Si possono ovviamente assemblare con gli ingredienti che più ci piacciono e noi in questo caso abbiamo deciso di fare delle bombe di ferro con tutti gli elementi che ne sono più ricchi. Ecco i nostri mattoncini di ferro. Una volta trascorsi i 30 minuti in forno, rimuovete la teglia, aspettate 5 minuti e dopodiché tagliate le barrette all'interno della teglia. Lasciate raffreddare completamente, tirateli fuori e dopodiché sono pronti per essere serviti o per essere confezionati a uno di modo da poterli portare in giro come snack durante la giornata.